Cristian Trobbiani, primo tempo di grande sofferenza, avete creato qualche errore sotto porta, invece loro molto concreti, poi secondo tempo tutta un'altra storia. Sì, abbiamo avuto diciamo qualche svarione a inizio partita, dato forse, non lo so, dalla prima in casa, dai giocatori nuovi che dovevano ancora diciamo collimare con tutta la vecchia guardia, però ecco ci è voluto un tempo per riassettare tutta la situazione. Il mister ci ha dato i giusti consigli durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo e siamo ripartiti con un altro piglio, infatti la partita è stata totalmente diversa. Un avversario, comunque faccio i miei complimenti perché l'Enel Nettuno lo conoscevamo, nonostante l'anno scorso non partecipava al nostro campionato, e sono veterani ormai della Serie D, quindi si sono anche un'ottima squadra, un ottimo allenatore, un'ottima società, sono comportati benissimo. Noi in ringraziamento abbiamo avuto una forza, diciamo, che è il nostro pubblico, e ci ha dato una mano per rincalzare questa partita e fare il risultato. Mister D'Ammando, primo tempo di grande concretezza, avete sfoderato anche un ottimo futsal, poi nel secondo tempo la priglia è un po' cresciuta. È cresciuta la priglia, ben merito a loro. E siamo un po' calati noi, ma non calati perché loro ci hanno prestato molto alti e sono stati bravi a continuare. Però diciamo che dei gol che abbiamo preso, due mi prendo la colpa proprio nostra dei giocatori, l'altri due hanno fatti bene, hanno vinto una buona partita che la potevamo vincere anche noi, perché se i quattro falli cumulativi, che noi stavamo a 5 falli e lui ce l'ha dati tutti di seconda, se ne dava uno, perlomeno uno, che era giusto darlo di prima, poteva cambiare la partita. Però no, non è andata e dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare subito alla partita successiva. Questo inizio di campionato, insomma, una vittoria, una sconfitta, comunque è sempre tutto aperto. È tutto aperto perché ho visto che ci stanno delle buone squadre come Cimil, come loro, come noi, e poi vediamo se nel cammino ne troviamo qualche altra che è diventata veramente bravi. Ma diciamo che noi oggi non è che avevamo demeritato la sconfitta, questo è importante, che io ho visto i ragazzi motivati, i ragazzi molto presenti. E l'unico l'unico errore che ho fatto è non dare i cambi un pochettino più frequenti, però questo è lo zoccolo duro della squadra. Ho cercato di mantenere il risultato del primo tempo, invece poi non ci siamo riusciti e purtroppo è questo qua, il calcio è questo. Io la ringrazio di questa intervista e vediamo che perlomeno la prossima potrebbe essere per la vittoria nostra. Questo è il monitor che io mi tengo. Okay.